La mia relazione riguarderà soprattutto cosa succede in Unione Sovietica dopo la fine della guerra civile, con una premessa però che sarà inizialmente un discorso su cosa comportò per l'avvenire dell'Unione Sovietica, cosa comportò la guerra civile e quale lascito pesante lasciò dietro di sé. L'Unione Sovietica uscì dalla guerra civile dopo 3 anni con 8 milioni di morti, tra caduti nelle battaglie tra l'Armata Rossa e l'Armata Bianca, molti di più quelli causati dalla carestia, dalla fame, dalle malattie, e soprattutto segnalano i dati una netta riduzione delle nascite che si verificò in quegli anni spaventosi in cui nessuno voleva figli. I numeri non ve li leggo, vi do solo la cifra totale, 8 milioni, che è una cosa considerevole, molto di più di quelli provocati dalla Prima Guerra Mondiale, come numero di caduti. L'economia del paese, più o meno queste cose già le sapete, l'economia del paese, un paese già arretrato rispetto a quelli più avanzati europei, uscì dalla guerra civile con nei suoi aspetti molto più indebolita, con un livello di produzione inferiore a quello del 1913. Ma non è solo una questione di indebolimento economico e demografico. La disarticolazione prodotta dalla guerra civile nell'economia si riflette allo stesso modo sulle nuove istituzioni in via di formazione, o come avrebbero dovuto essere, o come pensavano di poter costruire quelli che avevano preso il potere nell'ottobre. La guerra trascinò in sé la parte migliore delle masse e delle avanguardie russe che avevano partecipato alla rivoluzione e che erano stato l'elemento dinamico e attivo dei soviet, prima ancora e anche del partito bolscevico. In questa guerra perirono a migliaia i quadri migliori. Terminata la guerra, i soviet erano ridotti a nomi, dice uno storico, senza alcuna corrispondenza con la funzione iniziale che avevano svolto prima, durante l'ottobre o già nel 1905. L'idea che i soviet fossero i veri depositari del potere decisionale era un'idea centrale della rivoluzione russa. 3 anni di guerra civile li svuotarono all'interno, prosciugando questo tentativo di costruzione di una nuova istituzione socialista. La libera dialettica tra i partiti sovietici, compresi quelli di opposizione, si interruppe nel momento in cui la guerra civile era in corso, quando le idee vennero considerate come idee e opposizioni da combattere e da distruggere. Il confronto delle idee in una guerra civile si sostituisce al confronto delle armi. Alla fine si trovò ad esserci una situazione istituzionale drammatica, svuotata. Uno storico, Mosè Levin, ha parlato di una dittatura che si reggeva sul vuoto, su una umanità vuota, dispersa, che non partecipava più, distrutta anche fisicamente. Le riunioni dei soviet si erano svuotate, il ruolo dei soviet si era invertito. Durante la guerra civile la necessità di centralizzare le decisioni, di prendere decisioni veloci e frettolose sotto l'impellenza della violenza della lotta, aveva imposto nei fatti una verticalizzazione del potere. Non erano più i soviet che esercitavano un controllo o una influenza sul potere esecutivo del governo, ma semmai a questa volta era l'apparato burocratico governativo che governava i soviet. Stessa cosa accadde per quanto riguarda il partito bolscevico. Si calcola che nella guerra civile circa 200.000 bolscevichi, tra quelli arruolati nell'Armata Rossa, si lasciarono le penne e morirono. Il partito si svuotò non solo di uomini, ma anche qui, sotto l'impellenza di dover prendere le decisioni, si svuotò di quella che era la sua caratteristica fertile, ricca, che aveva caratterizzato il 17, il dibattito interno, la dialettica, la discussione, lo scontro anche tra opposte fazioni. Alla fine tutto questo non c'era più. Il comitato centrale era quello che decideva, e in ultima istanza, al di sopra del comitato centrale, ancora
la verticalizzazione aveva prodotto il prevalere dell'ufficio politico o politburo, come dicevano in russo. Nel frattempo, questo svuotamento di queste iniziali istituzioni sovietiche lasciò il posto ad una compenetrazione tra gli organismi che avrebbero dovuto essere gli organismi di governo dei soviet e l'apparato del partito. La compenetrazione tra un partito e uno Stato nuovo che si stava formando avvenne e fu un lascito drammatico, fu un lascito oggettivo della guerra civile. La stessa cosa avvenne nei sindacati. I sindacati, finita la guerra civile, i sindacati erano degli organismi sempre più gestiti da funzionari del partito e con una partecipazione pletorica dei lavoratori alle decisioni e alle assemblee. Un altro fenomeno che si verificò e che si dovette subito constatare già durante la guerra civile e subito dopo fu l'aumento dei dipendenti pubblici. Dipendenti pubblici, quelli che già allora erano chiamati comunemente la burocrazia, l'amministrazione burocratica, dal 17 al 20, in 3 anni, il numero dei dipendenti pubblici passò da 576.000 a 2.400.000. Una parte erano quelli ereditati dal vecchio apparato burocratico zarista, l'altra parte però, l'incremento, fu dovuto all'afflusso e alla necessità di nuovi funzionari. Nuovi funzionari per i quali, per molti di loro, il passaggio a funzionari dello Stato nella pubblica amministrazione rappresentava un avanzamento sociale in quelle condizioni drammatiche, un miglioramento delle loro condizioni di vita, lavorative e di status. L'altro problema ancora è che, finita la guerra, l'Armata Rossa cominciò a smobilitare. L'Armata Rossa in qualche modo era riuscita a radunare, dicono le cifre, qualcosa come 5 milioni di persone. Con la fine della guerra l'Armata Rossa cominciò a smembrarsi. Questo fece sì che molti ufficiali, molti di quelli che avevano svolto funzioni importanti nell'Armata Rossa, andassero ad incrementare il ruolo della burocrazia, dell'apparato amministrativo. I comandanti vittoriosi, scrivono gli storici, presero i posti più importanti nei soviet locali, nella produzione, nelle scuole e ovunque altro luogo amministrativo. Simile processo investì il partito bolscevico, l'abbiamo già detto. Che cosa accade? La guerra civile fu una cosa drammatica. Chiunque, io qui non sono entrato nel dettaglio, la guerra civile rappresentò per il partito bolscevico una prova di cui non era sicura la sopravvivenza. Non era sicura la sopravvivenza. Non l'avevano voluta loro la guerra civile, se la trovarono addosso per ragioni che non vi sto a spiegare, ma che voi sicuramente conoscerete. Fu una guerra appoggiata da 9 stati europei, quindi una cosa da cui fu una sorpresa il fatto che il potere nuovo rivoluzionario in qualche modo fosse sopravvissuto, pagando un prezzo carissimo e determinando anche un aspetto, dicono gli storici che entrano più nel merito della psicologia, della storia, una paura ansiogena, una lotta per la sopravvivenza all'ultimo sangue che lasciò un'ansia di accerchiamento, un'ansia di paura verso ogni forma che poteva rompere e dividere di nuovo e riscatenare una guerra civile. Questa paura ansiogena, questo timore, fece sì che, ad esempio, i bolscevichi confondessero anche, già nel 20-21, quelle che erano alcune manifestazioni operaie, proletarie, contadine, verso provvedimenti governativi, soprattutto di natura economica, le rivendicazioni di natura economica, li confondessero come nuovi tentativi e nuovi focolai controrivoluzionari. In questo meccanismo cadde anche in questa ansia probabilmente la reazione durissima che ci fu per la rivolta di Kronstadt, diretta anche da comunisti nonché dagli anarchici, che fu duramente soppressa in questo timore che quello aprisse un nuovo fronte di quelli, confondendo quello che era Kronstadt con la paura di un risorgere
dei generali bianchi e di una nuova apertura di un fronte controrivoluzionario. Fu una repressione drammatica, durissima, che fece molto discutere nell'immediato, che continua a far discutere ancora oggi e che per alcuni, soprattutto per la tendenza anarchica, segna la fine drammatica di una rivoluzione che sfociò immediatamente in una dittatura durissima. Il Partito Comunista Bolscevico aveva 24.000 iscritti nel febbraio del 1917, era diventato un partito di 732.000 iscritti, 521 nel marzo del 1921. Si era gonfiato tantissimo, molti si erano iscritti, molti erano ferventi rivoluzionari, questi iscritti avevano subito però anche un forte turnover a causa della perdita di 200.000 militanti morti nel corso della guerra. Quindi era un corpo di un partito che si era profondamente ampliato e in parte anche trasformato. Si dice che molti erano sinceri rivoluzionari, ma come sempre accade, ora il partito vittorioso attirava dentro di sé anche quelli, i carrieristi, come venivano definiti, gli opportunisti, i piccoli borghesi. In fondo iscriversi al partito diventava un modo sicuro abbastanza di fare carriera, di aggiudicarsi qualche minimo vantaggio in una situazione abbastanza disastrosa e pesante. Lo stesso partito, Lenin ed altri, si resero conto di questo e organizzarono una prima grande pulizia interna che portò all'esclusione del 25% degli iscritti già nel 22. E che passarono da 700.000 a 528.000, cioè 200.000 persone furono espulse e fu introdotto un sistema di maggior controllo per accettare le iscrizioni di chi faceva domanda. Più o meno le altre cose le sapete. La situazione economica era drammatica, pesante, fu dal comunismo di guerra semplifico, fu introdotta la NEP, la nuova economia politica, un tentativo di rivitalizzare la produzione agricola per poter sfamare le città. La NEP ebbe un suo successo, comportò un compromesso, come diceva Lenin, comportò un compromesso necessario, indispensabile per riattivare l'economia agricola, almeno per sfamare le città, per riprendere un certo minimo decollo industriale. L'apertura economica della NEP non comportò, lo ripeto, un'apertura del Partito Comunista, che era diventato un unico partito, aveva messo fuori legge tutti gli altri partiti e nel 1921, nonostante fosse finita la guerra civile, al decimo congresso del 21, mentre era in corso la rivolta di Kronstadt, il partito votò e molti partirono immediatamente per Kronstadt e attaccare la fortezza di Kronstadt e debellare la rivolta. Contemporaneamente votarono anche un decreto che proibiva, interdiva l'uso delle frazioni all'interno del partito, l'impossibilità di agire come gruppi di frazione e di tendenza dentro il partito, affermando il monolitismo del partito. Questo provvedimento risulterà nell'immediato poteva risultare un provvedimento amministrativo dettato dall'ansia, dalla paura, eccetera, anche se fu fatto perché all'interno del partito nel 1921 c'era una piccola opposizione, detta opposizione operaia, che aveva i suoi 60 voti al congresso e contro la quale fu preso questo provvedimento, un provvedimento che risulterà poi abbastanza importante nello successivo sviluppo della lotta interna al gruppo dirigente bolscevico. Di tutto questo adesso Trotsky. Ma Trotsky in questi dopo il 21 più di Lenin, perché tra i due c'era una certa differenza. Trotsky amava le grandi generalizzazioni, prendeva il dato e lo generalizzava, ne faceva una teoria. In terrorismo e comunismo lui teorizzò esplicitamente la necessità del partito unico che si sostituisce al governo, nei soviet, nei sindacati, eccetera. E quindi lui in terrorismo e comunismo praticamente approdò una visione nella quale la dittatura del proletariato coincideva con la dittatura di un unico partito, esplicitamente esposta nel suo testo pubblicato nel 1920. Questo gli creerà una serie di problemi e di dilemmi, perché lui aveva, a differenza di Lenin, che invece era molto più cauto, ragionava sul momento, sull'opportunità delle cose, senza costruirne una teoria valida, invece lui
ebbe questa definizione. Un'altra cosa, la situazione economica è quella che è. La Russia, o l'Unione Sovietica, come la vogliamo chiamare, aveva sempre pensato e detto, i rivoluzionari russi avevano sempre pensato e detto che la rivoluzione russa avrebbe potuto sopravvivere solo se fosse stata aiutata da altre rivoluzioni in Europa. Questo poteva anche essere vero, nell'immediato, nel 19, nel 20, situazioni rivoluzionarie si erano prodotte in Europa. Sta di fatto che finita la guerra civile, nessuna rivoluzione però aveva vinto in Europa. Altre che i bolscevichi non dicessero cavolate era abbastanza evidente, altre occasioni rivoluzionarie si presentarono, come il 23 in Germania, anzi il 23 in Germania fu fissata la data precisa, il giorno preciso, l'ottobre tedesco, si scatenerà nel 1923, tutto era pronto, ma per una serie di ragioni che non stiamo qui ad analizzare, poi con un controordine compagni, la data dell'insurrezione fu rinviata a data da destinarsi. E quindi anche qui si cominciava a realizzarsi una situazione in cui l'Unione Sovietica era sopravvissuta sia alla guerra civile, ma era un paese comunque isolato, solo, tagliato fuori, con scarsissime possibilità di prevedere un'espansione a breve termine della rivoluzione in qualche paese avanzato o confinante con essa. In tutto questo discorso, a me premerebbe introdurne uno che di solito viene sottovalutato. Perché? Premessa. Il dibattito politico in quel momento e in quella situazione, con le caratteristiche che vi ho elencato prima, era un dibattito tutto all'interno del partito bolscevico, per le ragioni dette, ma era dentro il partito bolscevico un dibattito sempre più al vertice del partito bolscevico. Un dibattito ristretto nelle chiuse stanze del Comitato Centrale e del Politburo. Chiunque legga le cronache della lotta politica di quel momento vedrà che la maggior parte degli scontri elencano 7 componenti del Politburo, i Kamenev, gli Zinoviev, gli Stalin, i Trotsky, Lenin finché era in salute. Tutta l'attenzione è lì dentro, è dentro questo vertice. La seconda, e questo è ben raccontato dagli storici con le varie posizioni, eccetera. Una cosa che viene detta, ma che viene poi trascurata come elemento che spiega le decisioni o le indecisioni dei vari personaggi del Politburo, è il tema della malattia, dell'imprevisto della malattia, dell'accidente della malattia. In primo luogo la malattia che colpisce Lenin nel 22, primo ictus, poi ne avrà un secondo, poi ne avrà un terzo che lo porterà alla morte nel 24. Sembra una cosa, tutti lo dicono, però è una cosa molto importante, prima di tutto perché è una variabile imprevedibile. È molto facile, o perlomeno è più facile, prevedere una rivoluzione, un'insurrezione, uno sciopero, costruire un contesto, un progetto politico, seguendo le vie della ragione, della strategia, eccetera, però ciò che non è prevedibile è l'accidente, la malattia, questo dato improvviso, non calcolabile, il quotidiano. E in questo caso, nel caso dell'Unione Sovietica, in quegli anni, chiunque affronti questo tema, il tema della malattia di Lenin è fondamentale. Lenin era molto giovane, morì, credo che avesse 55 anni, quando fu colpito dall'ictus ne aveva 53. Lenin era la figura di equilibrio all'interno di questo vertice, di questo partito. Era l'autorità, era il punto di equilibrio in questo gruppo dirigente che faceva parte del Politburo. La malattia di Lenin scombussolò un po' i piani di tutti. In che senso? Che non risolse i problemi, perché Lenin non morì. Lenin ebbe un primo attacco, poi si riprese, poi ebbe un secondo attacco, poi si riprese. L'attesa della guarigione o della morte di Lenin era un elemento di estrema indecisione che pesava sulle scelte dei dirigenti politici bolscevichi. Prendiamo ad esempio un personaggio come Trotsky.
aveva una sua storia particolare all'interno del partito bolscevico, era uno degli ultimi arrivati, solo nel 17 aveva aderito al partito bolscevico. Nel partito bolscevico era spesso trattato come un ospite ingrato, l'ultimo degli arrivati, il parvenu. Non era una persona ben inserita, potremmo dire, era un po' l'ultimo arrivato. Se, naturalmente Lenin stravedeva per Trotsky, disse il miglior bolscevico, eccetera, eccetera, ma verso gli altri la diffidenza rimaneva. Quindi la malattia di Lenin, in un momento in cui Lenin stava preparando le sue battaglie, aveva fatto delle alleanze con Trotsky per condurre delle battaglie politiche dentro il partito sulla questione della nazionalità, del monopolio del commercio estero, della questione georgiana, mentre stava facendo queste battaglie, la malattia di Lenin bloccò tutto perché Trotsky in questo momento assunse un atteggiamento di indecisione. L'indecisione consisteva in questo: da solo temo di non riuscire a vincere la battaglia dentro il partito, devo aspettare che guarisca Lenin. Se Lenin guarisce, sarà facilissimo portare avanti quello che abbiamo già fatto assieme. In questi due anni di indecisione, di posizionamenti nell'attesa di vedere come vanno le cose, si inserisce, visto che siamo sul piano della malattia, purtroppo per alcuni versi anche il dato della malattia che colpisce lo stesso Trotsky più volte nei momenti decisivi. Trotsky è malato, la malaria, eccetera, eccetera. Lui stesso su questo scriverà: è più facile prevedere gli eventi storici che non le conseguenze di una infreddatura dovuta alla caccia delle anatre. Perché lui gli era successo questo nel periodo del dibattito. A un certo punto lui era andato a caccia, Trotsky, oggi non è molto di moda, ma lo possiamo dire, amava tantissimo la caccia, era contentissimo quando andava a caccia, diceva: un modo per rilassarmi, sto veramente bene, mi piace questa vita, sparo alle anatre, eccetera. No, ma non solo in Russia, anche in esilio quando poteva, sia in Turchia, racconta poi nella sua vita, lo racconta, col figlio siamo lì, abbiamo incontrato anche delle tigri, quindi. Però caccia le anatre, finisce nell'acqua, prende freddo, non lo so, gli viene la febbre, e questo lo debilita proprio nei momenti in cui è in corso, da un lato la conferenza del partito e poi il congresso del partito, dove bisogna prendere posizione, dove si discute, e lui non può partecipare. È imprevedibile la vita è imprevedibile, la vita personale è imprevedibile, e ritornerà su questo aspetto. Qual è la questione, il dibattito che si svolge all'interno del partito in questa situazione in bilico di indecisione? Nel 1922 Stalin, che era un personaggio abbastanza meno noto degli altri, un abile organizzatore, un punto di appoggio fondamentale del partito bolscevico in Russia mentre gli altri erano in esilio. Stalin era un organizzatore, era quello che in qualche modo faceva anche pervenire i soldi agli esiliati all'estero, però Stalin era una figura di secondo piano, una figura di organizzatore, bravissimo, gli era riconosciuto anche da Lenin questo. Stalin era un personaggio che non amava mai esporsi in grandi teorie, in grandi previsioni politiche, stava un po' a vedere e si posizionava poi, quando capiva l'aria che tirava, con la maggioranza. Nel 1922, su proposta di Kamenev, Stalin viene eletto segretario generale del partito, un compito puramente organizzativo e quindi non politico. La candidatura di Kamenev, Lenin poi l'appoggia. Pare che Lenin però, pur dopo averla appoggiata, eccetera, abbia detto poi in privato con gli altri: conosciamo bene questo personaggio, stiamo attenti che lui ha l'abitudine di preparare dei cibi troppo pepati, e quindi vediamo come va a finire, ma per ora non ha importanza perché è solo un ruolo organizzativo. Un ruolo che si rivelerà invece decisivo e abbastanza importante, perché attraverso il suo ufficio amministrativo lui in qualche modo poteva controllare gli iscritti, il numero degli iscritti, chi si iscriveva, dove mandare i funzionari, quali funzionari promuovere, fare salire di vertice, di grado, eccetera, costruendosi attorno a sé dei personaggi a lui fedeli. Questo nel 22.
Va anche detto immediatamente un'altra cosa per farla più breve, che questa breve infatuazione di Lenin che ha per Stalin, che ce l'aveva già anche prima, l'aveva definito il magnifico georgiano, le cose cominciarono a cambiare perché Lenin cominciò a cambiare opinione su Stalin, alla luce di come Stalin aveva affrontato la questione georgiana, alla luce di come voleva affrontare e costruire l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, lo accusò di avere una visione pan-russa, grande russa e non federativa. Stava preparando una sua battaglia con Trotsky che non poté fare per via della malattia e in qualche modo la questione poi di Stalin e del ruolo di Stalin fu presa in seria considerazione da Lenin quando arrivò a proporre la rimozione di Stalin nella lettera al congresso. Sapete più o meno che dopo il secondo attacco Lenin si riprese e scrisse quello che è passato alla storia come il testamento di Lenin. Però non dovete intenderlo con la parola testamento, perché il testamento dà l'idea di un lascito ben preciso, di indicazioni ben precise, questo, questo e questo. Lui la intitolò la lettera al congresso, era una serie di consigli, di appunti, non un testamento. No, è chiamato testamento, ma se la mettiamo come testamento la lettura ne viene distorta e sviata. Era una lettera al congresso in cui proponeva delle riforme del partito per combattere il problema della burocrazia, proponeva poi una serie di... era preoccupato dalla paura di una spaccatura all'interno del partito che poteva nascere, lui diceva, dalla frattura dell'alleanza tra i contadini e la classe operaia, che è l'alleanza che ci permette attualmente di governare, e poi passava a tracciare un quadro di quelle che considerava le più eminenti personalità del partito. Anzi, usava la parola i due più eminenti quadri del partito. Cominciava così, sono Lenin e li identifichi. Faceva i nomi di Stalin e di Trotsky. Questo già era una cosa che aveva era interessante questa cosa. Ad esempio, i Kamenev e gli Zinoviev erano nominati dopo, a un livello più basso. I due più eminenti, dice, il pericolo di scissione può derivare da una frattura ed una lite fra i due più eminenti esponenti del partito, Stalin e Trotsky. E poi elencava i difetti di Stalin, le qualità di Trotsky, ma anche i difetti di Trotsky. Era un giudizio dove ce n'era per tutti. I Kamenev e gli Zinoviev erano in secondo piano, in terzo piano venivano i Bukharin, i Piatakov e gli altri. Bukharin diceva sì, è un giovane, bravo, eccetera, però non conosce la dialettica, però è il prediletto dal partito, è molto bravo, però veniva in ultima posizione. Quello che sorprese tutti, i Kamenev, gli Zinoviev e probabilmente lo stesso Trotsky, Trotsky, di essere messo al livello del Giuseppe Stalin. Quella era la sorpresa. Tutto questo per Lenin non era un testamento. Non troverete lì un'indicazione del successore a Lenin. Lenin non dice chi sarà il successore, anzi tutto il suo scrupolo è sempre quello di dire noi dobbiamo garantire una direzione collegiale del partito. La mia preoccupazione è quella di garantire una direzione collegiale di tutti, assieme possibilmente, per evitare le frazioni. Stante questo, finora nelle cose che aveva scritto Lenin in questa lettera, il giudizio era un giudizio dove ne aveva un po' per tutti e dove era difficile dedurre chi fosse il migliore. Era difficile dedurre. Era Stalin, era Trotsky, non... Sembra che Lenin voglia dire servono le qualità di entrambi. Isaac Deutscher interpretò questo dicendo ma se Lenin fosse sopravvissuto avrebbe dovuto decidersi alla fine o diventare Stalin o diventare Trotsky. E Isaac Deutscher dice probabilmente avrebbe preso un pezzo di Stalin e un pezzo di Trotsky. Trotsky come persona intelligente, lungimirante, abile politico. Stalin invece per l'aspetto della capacità di organizzare, tenere organizzato il partito. Le cose poi cambiarono, vado un po' in fretta, negli ultimi giorni, perché a causa di screzi familiari con la moglie, eccetera, aggiuntisi a
tutte le diffidenze che Lenin aveva già manifestato verso Stalin sulla questione georgiana, eccetera, fecero sì che Lenin aggiunse quella postilla in cui chiedeva la rimozione di Stalin dall'incarico di segretario generale del partito. A questo punto l'equilibrio, tutto ben costruito di Stalin, di Lenin, saltava. Saltava perché quella postilla lì indeboliva fortissimamente la posizione di Stalin. E quindi questo documento, tenuto segreto, perché ufficialmente il documento non fu letto neanche dai delegati, neanche dai più stretti collaboratori, fu poi letto solo dopo la morte di Lenin, non a tutti, non divulgato, non divulgato, solo per conoscenza ai delegati del congresso del partito. Però i dirigenti sapevano delle cose che Lenin pensava, diceva e scriveva, anche se il documento era segreto. Segreto nel senso che finché non morì non fu letto pubblicamente tra i pochi, ma tutti sapevano e tutti conoscevano le sue volontà. A questo punto però la morte di Lenin troncò ogni possibilità di sviluppo della sua battaglia e dell'ultima battaglia che avrebbe dovuto condurre. A questo punto nel partito bolscevico cosa accadde? Accadde che si formò, io procedo per grandi linee, una troica, tre persone, il triumvirato, traduciamolo, un triumvirato tra tre esponenti che erano Stalin, Kamenev e Zinoviev, che dirigevano praticamente, avevano la maggioranza nel Politburo e dirigevano la politica del partito. Ognuno dei tre pensava di, posso usare la parola, sgambettare l'altro. Zinoviev e Kamenev erano convinti che Stalin non contasse nulla e che quindi lo trattavano quasi come con un fare paternalistico, no? Stalin vedeva in questo invece la possibilità, alleandosi con loro, di conquistare la sua posizione e di portare avanti il suo discorso e la sua figura. Con la discussione su cosa verteva? La discussione all'interno del partito verteva su questo, sul problema della politica economica. La NEP era sufficiente ma non bastava, bisognava avviare l'industrializzazione del paese, prima cosa, su questo si discuteva. L'altra cosa era la questione della politica estera. Davvero il partito bolscevico e la Terza Internazionale stava facendo il meglio per favorire lo sviluppo rivoluzionario nei paesi europei dove c'erano situazioni rivoluzionarie? Come potenziare questo aspetto? Oppure rinunciare a costruire il socialismo in un paese solo perché tanto tutto era perso e la rivoluzione fuori non era avvenuta? E poi vi era l'altra grande questione, sollevata da chi? Da chi era in minoranza dentro questo partito, che era Trotsky e tanti altri, non solo Trotsky, perché attorno alla posizione della cosiddetta opposizione di sinistra si radunarono certo Trotsky, ma anche elementi di vecchia opposizione come i centralisti democratici e l'opposizione della Kallontai. La loro richiesta era una democratizzazione del partito, il ritorno alla possibilità di un libero dibattito dentro il partito. Per ora dentro il partito, non esageriamo, dentro il partito nessuno chiedeva di ripristinare il pluralismo politico. La questione era questa, la proposta dell'opposizione era: avviamo un processo di industrializzazione. Questo rafforzerà la classe operaia strutturalmente, rafforzando strutturalmente la classe operaia si rivitalizzeranno i soviet torneranno ad essere organismi democratici, ma chi è che deve fare questo? Chi è che deve fare questo? Chi è che può fare questo? Solo il partito. La lotta va condotta dentro il partito, con dei limiti serissimi usati dalla maggioranza, che era questo che proibiva le frazioni, per cui ogni comportamento, ogni documento firmato e voto contro quello che era la linea della maggioranza venne giudicato atteggiamento frazionistico. Questo è un po' l'andamento di tutta la lotta dell'opposizione di Trotsky e poi anche di altri fino al 1928. 1928, quando c'è il passaggio dove Stalin elimina il suo ultimo avversario che è Bukharin e avvia l'industrializzazione forzata. Taglio nettamente su questo perché la lotta dell'opposizione che pericolo individua? Ma il pericolo individuato dalla lotta d'opposizione in quegli anni è il timore di una restaurazione del capitalismo in Russia attraverso la politica economica della NEP che se si espande
permette il ritorno dalla piccola proprietà privata alla grande proprietà privata. Tutto il dibattito sul commercio estero, che qualcuno voleva aprire al commercio estero, Lenin si oppose, gli altri si opposero, lo bloccarono, ma il pericolo che loro vedevano era di una controrivoluzione borghese capitalista che mettesse termine a questo potere. Certo avevano segnalato, soprattutto Trotsky e gli altri, il pericolo della cancrena dell'amministrazione burocratica, fenomeno nuovo, in crescita, eccetera, ma lo vedevano come elemento che poteva avvalare e unirsi ad una borghesia rinata e nascente che avrebbe stroncato il potere politico bolscevico. Tutto questo ragionamento, che era un po' il perno dell'opposizione, la lotta che l'opposizione condusse sempre dentro al partito, ricordatevi che Trotsky, quando fu costretto ad un'ammenda, sibillinamente disse: è meglio aver torto col partito che ragione contro il partito. Sibillinamente, perché diceva: il partito ha torto, io sto con voi, ma voi avete torto. Tutto dentro il partito, la possibilità di costruire un altro partito non era mai presa in considerazione da Trotsky e anche da Kamenev e da Zinoviev. La lotta andava sempre, perché pensavano che il partito fosse riformabile al suo interno, riformabile al suo interno. Le cose cambieranno con l'industrializzazione, con l'avvento al potere di Stalin dopo che ha eliminato Bukharin, e lì l'analisi di cos'era accaduto in Russia. La borghesia non era rinata, non aveva preso il potere, i culacchi furono sterminati. Cosa stava diventando la Russia? Superato questo timore, questa paura di una restaurazione borghese, stava diventando qualcos'altro. Di questo ci parlerà, credo, Oliviero. Stava diventando qualcos'altro, e anche personaggi come Trotsky e suoi seguaci cominciarono a questo punto a rivedere le loro analisi. E vedere l'analisi e sviluppare quella che sarà chiamata la teoria della burocrazia, una forma nuova di Stato all'interno di una transizione bloccata dal capitalismo al socialismo, che si blocca dove il potere è in mano ad un ceto di privilegiati burocrati di cui Stalin è solo l'espressione, la persona, come amavano dire in questo fatalismo deterministico. Stalin chi è? Stalin non è null'altro che la persona di cui la burocrazia aveva bisogno. Buon, finito. Quanto c'è? No. Oliviero? Ora, a seguito della relazione di Diego, io cercherò di porre nel modo più problematico possibile vari temi. L'unico che in questa sede darò per acquisito è che la rivoluzione d'ottobre abbia avuto un'involuzione, d'accordo? In caso contrario, cioè, si può sempre orientare verso la pubblicistica neostalinista, che si perpetua contro ogni evidenza storica, ma che io stesso di tanto in tanto consulto, perché al gusto dell'orrido non si comanda. Detto questo, io prendo le mosse nella mia redazione da uno snodo storico delimitato, che inizia con il varo della pianificazione centralizzata e arriva fino ai processi di Mosca. Quindi va dal 1929 al triennio 36-38. Sulla pianificazione c'è un piccolo equivoco, perché il primo piano quinquennale data 28-33, ma fu varato nel 29, e questo già ci dice qualcosa sulla inefficienza del sistema, ma ci torneremo. Tuttavia, non ci possiamo limitare a questo periodo storico, perché io mi sono posto come compito di evidenziare anche quello che in quest'arco di tempo relativamente breve, un decennio, si è compiuto, ma anche di trarre delle valutazioni su quello che si è manifestato in quest'arco di tempo. E c'è un tema che resta sullo sfondo, ma è uno sfondo che progressivamente dovrà essere posto in primo piano, e cioè dove, quando, come e perché la rivoluzione d'ottobre si è involuta. Ora, per prima cosa io evidenzierò, per poterla abbandonare subito, ma per poterla abbandonare con cognizione di causa, una falsa pista, e per farlo prenderò le mosse da un testo che Trotsky, in esilio a Principo, sul Mar Nero, scrisse nel 1929. Si tratta dell'autobiografia di Trotsky, intitolata La mia vita, ed è significativo che sia stata scritta da un uomo che all'epoca aveva soltanto 50 anni. Chi l'ha potuta leggere non può non aver notato il tono battagliero in cui è scritta. È il testo di un uomo sconfitto ma non rassegnato.
Ora, Trotsky non poteva pensare di essere così vicino alla fine della sua vita, una vita proprio biografica, non solo quella politica. Ma se scrisse un testo del genere tra il 28 e il 29, fu da un lato certo per difendersi dalle calunnie dei suoi avversari politici che lo avevano esiliato, dall'altro però perché comprendeva che si era ormai chiuso un ciclo politico. Ebbene, in questo testo, ad un certo punto Trotsky riferisce di quanto spesso avesse ricevuto la domanda: come ha perso il potere? Lui che era stato il fondatore dell'Armata Rossa, l'aveva diretta. E Trotsky commenta: il più delle volte la domanda indica che l'interlocutore ha un'idea piuttosto ingenua del potere, come di una cosa che sfugga dalle mani, come se perdere il potere equivalesse a perdere un orologio o un taccuino. In termini teoricamente precisi, si può dire che il potere, così come per Marx è il capitale, non è una cosa, ma è un rapporto sociale. Perciò è del tutto improprio analizzare il corso post-rivoluzionario attraverso le quattro W del linguaggio giornalistico, no? Who, when, where, why? Perché queste sono adeguate a costruire una trama gialla, che è centrata sul cosiddetto whodunit, cioè la ricerca del colpevole, ricerca a cui tutte le altre domande sono funzionali. E bisogna essere sollevati dal fatto che il nostro tema, la rivoluzione d'ottobre, e in particolare la sua involuzione, sia così poco popolare, perché se lo fosse, oggi come oggi verrebbe utilizzato per questo genere di ricostruzioni pseudopop, che in realtà sono profondamente americane, nel senso in cui esiste davvero un americanismo culturale. Invece, nello schema che io vi propongo, la domanda centrale non è chi ha rubato o chi ha corrotto qualche cosa, ma perché si sono prodotti determinati rapporti sociali. E poiché questi ultimi rapporti sociali andava in una direzione diversa, vedremo se parzialmente diversa, totalmente diversa, inevitabilmente diversa da quella prospettata dalla rivoluzione d'ottobre, occorrerà partire dalle altre tre domande, passando dalla domanda sul quando a quella sul dove e poi sul come, per arrivare a quella decisiva, il perché. E adesso iniziamo dal quando. Perché è possibile distinguere le aree politiche di riferimento dalle risposte che danno alla domanda: ma quando è iniziata la degenerazione? Perché le risposte sono state storicamente molteplici. Per i democratici liberali essa è data dall'ottobre 17, visto che per loro è un colpo di Stato di una parte politica, e per questo viene opposto al febbraio 1917, che invece viene valorizzato come momento di partecipazione democratica volto a portare la ritratta Russia zarista nel novero dei parametri liberali moderni e sostanzialmente fermarsi lì. Per i socialdemocratici di vario nome, incluse tutte le cosiddette terze vie, date invece dallo scioglimento della Duma nel 1918, allorché i bolscevichi decidono di non riconoscere un voto formalmente democratico, nel senso del democratico parlamentare, che però si esprime per continuare la guerra. Perciò in contraddizione con le parole d'ordine che avevano permesso ai bolscevichi di conquistare il potere. Per anarchici e comunisti consiliari, invece, è data dalla repressione di Kronstadt del 21, vista peraltro come momento culminante e definitivo a quel punto di un processo iniziato con gli accordi di Brest-Litovsk con la Germania nel 1918, e si potrebbe aggiungere il passaggio di fatto dal potere sovietico come mezzo di emancipazione del proletariato a realtà statuale che ormai segue degli interessi propri, ma si potrebbe aggiungere anche il lancio della NEP nel 1921, l'elezione di Stalin segretario del partito nel 1922, la morte di Lenin nel 1924, l'avvio del primo piano quinquennale, come si è detto, del 28-29, eccetera, eccetera. Quindi la domanda sul quando rinvia di fatto ad altre domande. E passiamo a quella sul dove, allora. La domanda sul dove è iniziata la degenerazione apparentemente scontata, perché diciamo, dove è iniziata se non in Russia? Già, però come ogni volta in cui una risposta appare scontata, anche in questo caso la risposta chiede di essere problematizzata. Perché? Perché sostenere che la degenerazione iniziata in Russia potrebbe essere, direi che fondamentalmente è, un argomento a favore dei marxisti della Seconda Internazionale, per i quali il tentativo di saltare le tappe della necessaria evoluzione storica avrebbe condotto la rivoluzione russa al fallimento. Rivoluzione russa fallisce perché è troppo russa, perché è troppo poco occidentale, perché non si possono saltare le necessarie tappe dell'evoluzione storica.
Per contro, sostenere che la degenerazione è iniziata sul piano internazionale sembrerebbe un controsenso, e in effetti così formulata la tesi è effettivamente insensata. Non di meno è opportuno richiamare che la visione che i dirigenti bolscevichi avevano della loro opera politica era questa, che la rivoluzione in Russia costituisse la prima vittoria nella lotta per la rivoluzione proletaria mondiale. Non solo, come è stato richiamato, il suo stesso destino sarebbe dipeso dalle sorti della lotta rivoluzionaria su scala mondiale. Perciò, se si accetta questo punto di vista, è coerente sostenere che l'involuzione è iniziata con lo stallo rivoluzionario in Europa, dopo il fallimento e l'ultimo tentativo insurrezionale in Germania nel 1923, che la borghesia aveva tremato. Ma l'apparato statale in fondo aveva retto, e dove non aveva retto del tutto, come in Italia, non c'era stata una rivoluzione socialista, ma l'apparato statale era stato appropriato da un abile manipolatore di masse, già socialista, e ora alla guida di un movimento fascista, Muscolini. Perciò, come si vede, distinguere tra piano nazionale e piano internazionale espone ad un rischio molto alto di dare spiegazioni monocausali. In entrambi i casi, o perché si postula una necessità storica incondizionata, cioè l'impossibilità di saltare le tappe dell'evoluzione storica, oppure perché si postula una necessità storica condizionata da eventi non reversibili, lo stallo rivoluzionario in Europa dal 1924 in avanti, quindi la strada appare segnata. Però se effettivamente fosse stata segnata, non ci sarebbe niente di rilevante e di contraddittorio nelle scelte politiche fatte adottare dall'internazionale comunista, in Cina nel periodo 25-27, in Germania nel periodo 29-33, in Spagna e Francia nel periodo 34-37, fino al patto Molotov-Ribbentrop del 1939. Perciò, se non si vuole concludere in questo modo, occorre fare un altro passo avanti e discutere del come. E qui entriamo, direi, decisamente nel cuore del problema. Ora, alcuni di voi erano presenti qualche giorno fa alla presentazione del libro di Pierre Brouet, Comunisti contro Stalin. Ecco, chi non era presente lo potrà leggere, perché è un libro è un libro di fondamentale importanza, perché è di fondamentale importanza che quella storia sia conosciuta, fino a che può ancora produrre degli effetti, cioè prima che diventi lontana, come ad esempio, non so, la rivolta dei contadini guidata da Thomas Münzer nella Germania del Cinquecento. Ecco, al tempo stesso, però, io ritengo sia complementare a quella puntuale ricostruzione storica, una ricostruzione di tipo strutturale dell'Unione Sovietica nel periodo 28-39. Ora, si possono individuare delle tappe, alcune le ha già tratteggiate Diego, cioè l'esclusione e la neutralizzazione dell'opposizione interna al partito, c'è la repressione di strati sociali, a partire dal 28 la campagna contro il kulak, cioè il contadino arricchito, non il contadino ricco, il contadino arricchito. Sono anni in cui non è troppo lontana la guerra, il sistema è inefficiente anche per ragioni proprie e l'accaparramento delle risorse è una realtà, è il mercato nero e tutto quello che ne segue. Ma l'aspetto che merita più attenzione è come si struttura l'apparato di potere, in particolare attorno all'apparato di sicurezza interna, quella che era stata la CECA, poi diventa GPO, poi diventa anche VD, che agisce alle dipendenze dirette di un capo, che è il funzionario assoluto, cioè Stalin. E sullo sfondo di questo il mutamento di funzione dello Stato, che all'inizio era stato concepito come l'avamposto della rivoluzione mondiale, ma un po' alla volta diventa una realtà autonoma, che come tale persegue scopi propri, dalla diplomazia, dove ha come interlocutori i governi di stati capitalistici, quando non addirittura parafeudali, con cui deve trattare e con cui a volte negozia di togliere l'appoggio a di movimenti insurrezionali, oppure li consiglia di confluire, come il primo esempio saliente sarà quello della Cina, nel Kuomintang di Chiang Kai-shek, che determinerà poi non solo la sconfitta, ma la repressione e l'annientamento del movimento comunista in Cina fino alla lunga marcia di Mao. Ma
si pongono accanto a questo tutti i problemi di quello che comporta l'edificazione, come si diceva, la costruzione del socialismo. Come si costruisce il socialismo? In un paese arretrato, perché in un paese arretrato è più facile spezzare il potere a una borghesia, togliere il potere a una borghesia che ancora fondamentalmente non esiste. Cioè esiste un'autocrazia zarista che dal 1861 ha abolito la servitù della cleba e una borghesia propria non c'è. Alla fine del disastro della Prima Guerra Mondiale, dopo l'esperimento del comunismo di guerra, cominciano a delinearsi le prime difficoltà, della NEP si è già parlato, ma già all'epoca della NEP si era ragionato di cosa poteva essere una accumulazione socialista, cioè uno sviluppo di forze produttive. Ma in una situazione in cui il capitalismo ancora fondamentalmente non si è insediato, è un'accumulazione socialista o è un'accumulazione primitiva? Questo è un problema molto serio, perché pone il potere sovietico in questa situazione per cui la direzione politica forse può garantire, diciamo, la bontà del risultato, ma l'accumulazione primitiva non è un'accumulazione che possa seguire parametri diversi da quelli capitalistici. Ma torneremo su questo argomento. Ora, la scelta per l'industrializzazione va in questa direzione, cioè la modernizzazione accelerata della Russia, dell'antica Russia. E nell'opposizione di sinistra si sviluppa un dibattito. Inizialmente Trotsky sostiene, avevamo ragione, perché se chi ci ha fatti fuori è costretto a attuare oggi le politiche che noi auspicavamo 5 anni fa, vuol dire che avevamo ragione. Questo sicuramente, allora, la scelta di procedere all'industrializzazione forzata ha sicuramente disorientato l'opposizione di sinistra. Sicuramente procedere all'industrializzazione nel 28 ha richiesto un impegno anche di vite umane che si sarebbe potuto evitare se avesse vinto Trotsky contro Bukharin come teorico di un'economia centrata sul libero mercato nelle campagne, ma diciamo contro la Troika, quindi Stalin, Zinoviev e Kamenev tra il 23 e il 24. Tuttavia questo problema tra lo squilibrio della direzione politica e la natura dell'accumulazione primitiva è un problema che io credo minasse a quel punto alla base il destino della rivoluzione, per ragioni su cui tornerò tra poco. Ha permesso di unificare la società sovietica, che era molto dispersa anche spazialmente, con una forte urbanizzazione. L'esito però non è stato, su questo bisogna essere molto chiari, non poteva andare verso l'abolizione del lavoro salariato, ma verso la generalizzazione del lavoro salariato. E infatti la pianificazione fu impostata in base a criteri di redditività, non in base a criteri di utilità sociale, per non dire di bene comune. Ora, tutti questi problemi vanno collocati nella loro dimensione storica e, per esempio, sarebbe ingeneroso, sarebbe anche stupido, valutarli, ad esempio, con le lenti con cui oggi potrebbe parlare un teorico della decrescita, perché è facile, e forse può essere anche auspicabile, una decrescita dopo che si è raggiunto un determinato sviluppo delle forze produttive tale che si può risparmiare un impegno così alto dal punto di vista antropologico e ambientale, dopo, non prima. Perciò la domanda se esistevano alternative va posta in questi termini. In questa ricostruzione che sto provando a fare del come si è involuta la rivoluzione,
bisogna cogliere il rapporto contraddittorio che c'è tra un estremo dinamismo e un estremo burocratismo. E per fare il dinamismo della industrializzazione forzata e il burocratismo che invece sembrerebbe andare nella direzione di un immobilismo. È importante cogliere questo nesso dialettico, perché se non si coglie questo non si riesce a dare una lettura approfondita di cos'è stata l'involuzione della rivoluzione russa. Tanto per cominciare, è importante distinguere tra burocratizzazione e burocrazia, perché la burocratizzazione è un processo attraverso cui i meccanismi di potere assumono un ruolo sempre più impersonale. La burocrazia, invece, è un ceto sociale che può essere definito come casta o come classe, lasciamo perdere questo dibattito, anche se è stato importante, un ceto che acquisisce degli interessi personali da difendere. Il volontarismo è una dimensione essenziale nel funzionamento delle strutture burocratiche, ma non in senso psicologistico, cioè i burocrati vengono invogliati, oppure i burocrati hanno bisogno di un supplemento motivazionale perché sennò non reggerebbero a fare un lavoro ripetitivo. No, il volontarismo è una dimensione funzionale. Perché? Perché l'eccesso di regolamentazione produce inefficienza, e dove si produce inefficienza si produce l'arbitrio. Di questo processo all'epoca vengono date delle interpretazioni all'interno del movimento comunista, allarghiamo anche del movimento socialista. Ne vengono date fondamentalmente tre, si possono ricondurre a tre, cioè Stato operaio degenerato, capitalismo di Stato, collettivismo burocratico. Ora, nella prima lettura, che è quella di Trotsky, la realtà post-rivoluzionaria è sì indietro ai suoi compiti storici, ma è già avanti rispetto alla struttura sociale capitalistica. Perché? Perché sono stati espropriati i capitalisti. La famosa tesi per cui la struttura economica è già socialista, la sovrastruttura politica no. Nella seconda lettura, capitalismo di Stato, il capitalismo di Stato costituisce un fattore di modernizzazione che è necessaria di una realtà arretrata come quella russa. Ed è una lettura che è anche trasversale ad aree politiche. Nella terza, oggi prevalentemente dimenticata, anche invece è opportuno richiamare, ecco, il collettivismo burocratico. Cos'è? Il collettivismo burocratico è la prospettiva verso cui sembra andare il futuro, cioè una società completamente organizzata in modo impersonale. Il discorso potrebbe essere molto lungo, posso anche rispondere fin dove riesco nell'eventuale dibattito, ma è importante sottolineare intanto che queste letture, anche se possono aver mancato il bersaglio, meritano molto rispetto, perché sono state elaborate in presa diretta e sono sicuramente più avanzate di quelle che sono state elaborate, per esempio, dopo il 56. Ma anche per un altro motivo, perché bisogna cogliere il rovescio, bisogna cogliere quali sono le ragioni per cui, anche dove ci sono degli errori, questi errori vanno in una direzione giustificata. Cioè, per la prima, Stato operaio degenerato, quello di Trotsky, esisteva una preoccupazione, quella di non rilanciare, di non rinunciare a priori all'ipotesi di un rilancio della dinamica rivoluzionaria, che per Trotsky doveva essere una rivoluzione politica, non sociale. Perché per Trotsky le strutture sociali erano fondamentalmente sane, nel senso che erano stati espropriati i capitalisti. E il fenomeno della burocrazia andava combattuto sul piano politico. Per la seconda, capitalismo di Stato, invece, in particolare poi per chi la formulò nel modo più compiuto, cioè Bordiga, i seguaci di Bordiga, la preoccupazione era di non sacrificare il rigore teorico a prospettive di alleanze politiche. E Bordiga tutte queste cose le scrisse, ma le scrisse negli anni 50. Cioè, si tenne alla larga dal problema finché, come dire, il problema era caldo e si poteva provare forse a combattere l'involuzione. Per la terza,
quella del collettivismo burocratico, invece la preoccupazione era di individuare delle dinamiche che sembravano epocali e da cui bisognava fuggire, bisognava individuare delle vie di fuga, che spiega perché anche persone che si erano formate nelle file, per esempio, del Socialist Workers Party americano, quindi di ispirazione trotskista, ecco, queste persone nel giro di qualche lustro approdano a posizioni ultraliberali perché sono mosse da un'ossessione anticollettivistica. E d'altra parte sono anche gli anni in cui Orwell, come sapete, scrive 1984, invertendo le cifre dell'anno in cui lo pubblica, che è 1948. Ora, anche l'ideologia ufficiale diviene un misto di determinismo e volontarismo, con casi anche paradossali, ad esempio quello dello storico Pokrovsky, che nella storia della Russia, pubblicata nel 1920, aveva sostenuto che in Russia si era già costituito un capitalismo commerciale nel XV secolo, confondendo in modo flagrante capitale commerciale e capitalismo commerciale. Bene, questa posizione di Pokrovsky, che Trotsky critica nella storia della rivoluzione russa, era divenuto ufficiale nel 1925 perché garantiva una copertura marxista ortodossa all'idea della costruzione del socialismo, perché c'era già stato il capitalismo, la forma del capitalismo commerciale. Bene, nel 1931 il povero Pokrovsky viene costretto all'autocritica, che fa, perché? Perché si è già in epoca di slancio per la pianificazione, quindi il fatto che addirittura si possa costruire il socialismo senza essere passati al capitalismo commerciale è una prova che l'eroico sforzo per la costruzione del socialismo è in corso. Altro episodio tristemente noto è che nel 1931 viene imposto per decreto il materialismo dialettico, il cosiddetto Diamat, che scandisce l'evoluzione del cosmo dalla cellula elementare fino all'avvento del socialismo in quella che oggi chiameremmo una grande narrazione. Ma c'è un caso particolare di cui non si parla quasi mai, quello dell'agronomo Teodor Lysenko, che nel 1938 viene nominato presidente dell'Accademia Sovietica di Scienze Agrarie su posizioni neolamarchiane, quindi antidarwiniane e antigenetiste. Ecco, perciò, che quadro ci consegna tutta questa storia? Che al volontarismo di dirigenti inetti corrisponde l'obbedienza dei dominati, i quali devono ufficialmente credere a questa grande narrazione. Altro discorso è se poi ci credessero davvero, ma io mi permetto di avanzare questa ipotesi, che qui l'atavico scetticismo russo verso il potere centrale, che ha generato grandi narratori e anche grandi barzellette, ecco, purtroppo non si è agganciato con la storia del movimento comunista in Russia. Questa mancanza di ironia probabilmente ha sortito degli effetti nefasti. Perché nel partito ci si deve credere, è fuori forse che non ci si crede. Ecco. E arriviamo ai processi di Mosca. I processi di Mosca sono di fatto un evento, si articolano in tre processi, tra il 36 e il 38. Il primo processo dal 19 al 28 agosto del 36 contro il centro terrorista trotskista zinovievista, il secondo dal 23 al 30 gennaio del 37 contro il centro antisovietico trotskista. In mezzo c'è poi, a porte chiuse, nel giugno del 37, il processo agli ufficiali, in cui viene decapitata buona parte dell'Armata Rossa, in particolare il vice commissario alla difesa, maresciallo Tukhachevsky, con grande soddisfazione della Wehrmacht quando sfonderà le linee sovietiche nel 41. E il terzo processo, dal 2 al 13 marzo del 38, contro il blocco antisovietico della destra e dei trotskisti. Quindi, come si può vedere, quella del trotskismo è una vera e propria ossessione, che però non deve condurre a leggere la vicenda in chiave unicamente psicologistica, come una paranoia di Stalin, anche se Stalin sicuramente aveva una personalità paranoide. Io credo che invece vada colta in termini di psicologia collettiva, ma ci arriverò alla fine. Il bilancio dice che su 31 componenti del Politburo nel periodo dal 19 al 38, 25 muoiono su 31 e di questi 25 solo 4 per cause naturali.
Nel 1939 Stalin annuncia che le purghe sono concluse, si suppone con successo, e ciò non di meno, in realtà continuano fino al 1953 e non possono non continuare. E anche su questo, nelle conclusioni, dirò il mio punto di vista. Comunque, secondo gli archivi dell'NKVD, nel 1936 vengono condannate a morte più di 1.000 persone, nel 1937 350.000, nel 1938 330.000, insomma. Per l'intero periodo 21-53 i condannati a morte sono 799.000, di cui 786.000 tra il 31 e il 53. Poi ci sono i grandi numeri della piccola gente, i dimenticati della storia. Ecco. Ad esempio le 700 biografie di militanti bolscevichi ricostruite da Pierre Bouhet. E ancora di più le tabelle compilate personalmente da Stalin, secondo lo studio di Moshe Lewin, pubblicato mi pare nel 2005, con le quantità di individui, uso volontariamente la parola quantità, che devono essere epurati, distretto per distretto, 40.000 da una parte, 51.000 da un'altra e così via. Ora, la domanda cruciale è: ma perché un simile accanimento? Poi, oltretutto, nel 1936 c'è qualcuno che minaccia il potere di Stalin nel 1936? Prima di rispondere a questa domanda io ne pongo un'altra. Ora, è scontato parlare di stalinismo perché, come per la parola trotskismo, intanto è una parola usata dai detrattori, mentre leninismo no. È una parola respinta dai sostenitori di Stalin, è elusa da molti che vogliono eludere i problemi, diciamo pure elusa dagli opportunisti, ad esempio il gruppo del Manifesto. Io credo che vada usata perché nella storia è opportuno distinguere chi ha fatto cosa, le scelte dei dirigenti politici, perché la politica è anche l'arte di prendere decisioni, però ovviamente può essere fuorviante perché rischia sempre di personalizzare un modello di gestione del potere che invece, come cerco di fare in questa mia relazione, analizzo per le sue caratteristiche strutturali. E allora, se analizziamo le caratteristiche strutturali di questo processo, io do due domande al perché tanta ferocia, scusate, do due risposte che sono complementari. La prima, che è più scontata, che si doveva distruggere anche attraverso l'eliminazione fisica la memoria stessa del periodo rivoluzionario, quello che si dice avvelenare i pozzi perché nessuno ci possa più bere. Ma c'era un'altra più sottile, ed è che i processi di Mosca, come tutto l'apparato poliziesco del regime, che funzionava appunto a pieno regime, era un formidabile veicolo di ascensore sociale, perché si poteva rimpiazzare chi stava più in alto. E funzionava molto bene per il capo, perché chi sale nella gerarchia a quel punto lo deve unicamente alla fedeltà personale al capo. E quindi è una macchina che non si può fermare. Ora, io ho parlato sempre di involuzione, non ho parlato di controrivoluzione, e l'ho fatto, credo, con delle buone ragioni. E l'involuzione, infatti, non porta alla restaurazione del capitalismo. Almeno non immediatamente, ma non produce neanche il socialismo reale. Su questo vorrei ci fosse chiarezza, perché la società post-rivoluzionaria, quella di cui parlo in questa relazione, è una società mobilitata di continuo e sarà così fino alla morte di Stalin. Sarà il gruppo dirigente che ne prende il posto e che probabilmente ha cospirato per farlo morire, immaginando che prima o poi sarebbe toccato anche a loro, che ecco, si costituisce come gruppo dirigente proprio per uscire da questa instabilità arbitraria del sistema. Il socialismo reale inizia nel 1956, o forse meglio ancora nel 64, con la destituzione di Khrushchev e l'avvento della leadership finalmente stabile di Brezhnev, la cosiddetta stagnazione brezhneviana. Sul perché le cose sono andate in questo modo, la domanda centrale. Anche qui le aree politiche si dividono ferocemente su questo. Certo, gli anarchici comunisti consiliari se la cavano egregiamente, sostenendo che l'auto-organizzazione del proletariato è stata velocemente confiscata dai bolscevichi ed in avanti la strada è segnata. Però è una visione teleologica, una direzione sola nella storia, e rifiuta di vedere ogni possibile alternativa. L'opposizione internazionale, che all'inizio, non bisogna dimenticare, aveva visto vicini, anche se non proprio insieme, i seguaci di Trotsky e di Bordiga, rifletteva su che cos'è uno Stato operaio, che vedeva non come una realtà che confiscava lo spontaneismo delle masse, ma invece vedeva in termini positivi.
e cercava di definirne le forme. Si sviluppa perciò un dibattito molto serio su quali possano essere le forme di uno Stato operaio. Al contrario, al di fuori del movimento comunista, la spiegazione fondamentale è stata totalitarismo. Per i critici di scuola liberale borghese, il problema è stato perseguire una forma di totalitarismo, cioè una penetrazione capillare del controllo politico sulla vita civile. All'interno dell'opposizione internazionale il concetto di totalitarismo è presente, ma non è granché sviluppata. C'è però una differenza fondamentale, che per la critica liberale il vizio è dato dal ruolo eccessivo di un partito, cioè di una parte che pretende di essere il tutto e vuole colonizzare l'intero sociale, mentre per l'opposizione sarebbe dovuto essere il partito a rivitalizzare l'apparato statale. Ecco, la lettura che propongo io invece è opposta ad entrambe. Rispetto alla critica liberale, credo sia giusto per chi oggi vuole perseguire ancora una forma di emancipazione sociale, il problema non è stata non è stato il totalitarismo, è stata la totalizzazione incompiuta, cioè il fatto che non si è riusciti ad avviare e a mantenere una dinamica di trasformazione integrale della società senza arrestarsi di fronte a nessun privilegio consolidato. E questo pone il problema: chi poteva supportare questa, che io ho chiamato questa totalizzazione, che è rimasta incompiuta? Rispetto alla critica invece dell'opposizione di sinistra, credo invece sia sbagliato, sia stato un errore pensare che potesse essere il partito a rivitalizzare la società riprendendosi il controllo dello Stato, perché storicamente era stato lo Stato a divorare il partito. Il funzionamento burocratico, inevitabilmente burocratico, della macchina statale aveva vinto sulle buone intenzioni del partito, ma è difficile pensare che possa essere diversamente così, e se fosse così potrebbe non essere auspicabile. Il problema è come può uno Stato operaio, socialista, spontaneamente farsi portatore di una pratica quotidiana di emancipazione sociale. È questo il problema. E allora, che cos'è uno Stato operaio? Perché secondo Marx lo Stato è uno strumento di classe e va ricondotto a una spiegazione esterna: la lotta tra le classi che muove la storia, la lotta in epoca capitalistica tra borghesia e proletariato. Ma che classe è il proletariato? Una classe sociale, una classe politica, una classe filosofica? E la classe operaia coincide o non coincide col proletariato? Io credo che non coincida. Ci può essere uno Stato operaio? Non credo ci possa essere uno Stato proletario, ma lo Stato operaio è lo Stato che generalizza il lavoro salariato o lo Stato che lo abolisce? Nella dinamica della rivoluzione russa ci parla di un equilibrio precario che regge finché regge la direzione politica e finché rimangono aperte le prospettive di una rivoluzione sul piano internazionale a cui la arretrata Russia si possa agganciare, di modo da avere dei corrispettivi in altri paesi che abbiano già attraversato una fase di capitalismo sviluppato. In assenza di questo, la dinamica rivoluzionaria deve lasciare il posto all'accumulazione primitiva, e per questo non è necessaria una controrivoluzione. Resta una società ibrida, per meglio dire, che all'inizio è instabile ed è continuamente mobilitata da direttive arbitrarie di una burocrazia incontrollata. E poi non sarà più neanche quello. Io mi fermerei qui,
sperando che ci possa essere un po' di dibattito per il quale avrei ancora molte cose da dire. Grazie.